Kamate, Kaora. All'unisono si sono battuti il petto, picchiato i piedi contro la dura terra e stretto i pugni. Hanno alzato le braccia verso il cielo, mostrando le iridi scintillanti prima della battaglia. Questa è la Haka, la danza di guerra resa celebre in tutto il mondo dagli All Blacks, i giocatori di rugby neozelandesi. Fu eseguita per la prima volta in Italia nella primavera del 1944, nei campi di battaglia della Seconda Guerra Mondiale. Sono passati 70 anni da vicende estremamente drammatiche per il nostro paese, per la nostra regione, per le nostre città. Le vicende tra le più drammatiche forse conosciute negli ultimi secoli, io direi. Solo in Toscana, fra la primavera del 44 e l'aprile del 45, vi furono migliaia e migliaia di morti che non avrebbero mai visto la Repubblica Italiana. Le truppe alleate che combatterono per liberarci giungevano da ogni parte del mondo. Americani, inglesi, canadesi, brasiliani, polacchi, sudafricani, marocchini, indiani, senegalesi. In Toscana, il corpo di spedizione neozelandese con il 28esimo battaglione Maori ebbe un ruolo decisivo. Una volta avevo una vicina di casa molto anziana, vedova, Iole, una donnina che sapeva fare tutto. Le mie figlie erano piccine e lei si divertiva a raccontargli una fiaba con una bella principessa che alla fine sposava un Maori. Io mi domandavo fra me e me, perché proprio un Maori? Boh. Poi una volta l'ho capito. Iole mi aveva raccontato della guerra del 44, che ci fu la liberazione. 2-3 anni fa ho cominciato seriamente a indagare, diciamo, sulle attività neozelandesi durante la Seconda Guerra Mondiale nella campagna in Italia. Questo mi ha sempre incuriosito un po' e poi sono stato, devo dire, stimolato da domande da amici, perché quando si parlava della guerra ogni tanto io dicevo: ma sapete che c'erano anche i neozelandesi? E quasi nessuno sapeva questo fatto, no? La guerra è bellissima per coloro che non l'hanno vissuta. Their grandparents were used to fighting and it was in their, I guess it was in their genes or in their blood to fight, so they made good soldiers. Nel 1939 Adolf Hitler, già in preda ad una sorta di esoterica onnipotenza, confessa al ministro degli esteri della Romania: adesso ho 50 anni, preferisco avere la guerra ora che non più tardi, quando ne avrò 60 o 65. Ecco la follia di Hitler. Il destino della Germania si deve compiere nell'arco della sua vita. La sua biografia è il culmine e il compimento della storia tedesca. Dobbiamo essere crudeli, dobbiamo riabituarci a essere crudeli con la coscienza pulita. La guerra che sembrava volgere negli anni precedenti a favore della Germania nazista, in realtà, dopo la battaglia di Stalingrado, ha invertito gli equilibri. E infatti gli alleati sono sbarcati estate del 1943 in Sicilia. Nel luglio conquistano buona parte di quell'isola e questo provoca la repentina, per tanti aspetti forse anche inaspettata, caduta del fascismo. Il dittatore italiano Benito Mussolini fu arrestato e si formò il governo militare Badoglio, che firma subito l'atto con il quale il Regno d'Italia cessa le ostilità contro gli anglo-americani. Da lì il precipitare della situazione. L'armistizio coincide con l'occupazione da parte delle truppe tedesche di gran parte dell'Italia, che diventa, fino al 1945, teatro di guerra. Bisogna tenere presente una cosa: la guerra di liberazione in Italia è un fenomeno lungo, articolato, che vede la presenza di varie truppe straniere sul nostro suolo e nello stesso tempo una forte resistenza, specialmente nel nord, ma non solo nel nord, anche a Napoli,
nella zona di Roma e naturalmente in Toscana e in Emilia, una forte resistenza che ha visto oltre 150.000 morti. Gli strateghi nazisti del Terzo Reich crearono la linea Gustav il 4 ottobre 1943 per fermare l'avanzata delle forze alleate. L'Italia è così spaccata a metà, a nord i tedeschi e a sud gli alleati. Chi sono dunque questi paesi che si coalizzano contro la Germania nazista? Sono la quinta armata statunitense e l'ottava armata cosiddetta britannica. In realtà sono le truppe del Commonwealth, cioè di quella associazione delle colonie o ex colonie britanniche diffuse in larga parte del mondo. Significa australiani, significa indiani, significa neozelandesi e dentro di loro le truppe dei Maori, cioè della popolazione indigena della Nuova Zelanda. Il 28esimo battaglione Maori fu costituito nel 1939 a seguito delle pressioni che le organizzazioni delle tribù Maori e i loro rappresentanti politici fecero sul governo perché all'interno dell'esercito neozelandese fosse costituito un battaglione formato solo da soldati maori e comandato da soldati maori. Questo rispondeva a un'esigenza di riscatto di identità da parte della popolazione maori, che voleva dimostrare, combattendo al pari dei bianchi, degli ex colonizzatori, che erano in grado di combattere per la patria e per una propria identità nazionale. When New Zealand agreed to support Britain in the war, the Maori people volunteered to go as well. In New Zealand in 1939, Maori people were second-class citizens in their own country, and they felt that if they were going to be treated as equals with their European brothers in New Zealand, then they should fight alongside them. Before that bloody war, I mean, we had Maoris weren't allowed in hotels, you know, drinking it like that. Whites, okay, but Maoris, no. But when I grew up, I mean, it was all right to drink it. I mean, with the pagans in the pub, but my grandfather, he couldn't do that. He can only work, and he couldn't go into a hotel with the thing because that was the law. We as young people didn't know what war was about, and we thought it was something like, you know, when we play cowboys and Indians and all that rubbish, and not knowing, of course, not even thinking that the enemy has guns too. They can play cowboys and Indians too. But we soon found out different when we arrived here. Datemi il battaglione Maori e vincerò la guerra, confessava Irwin Rommel, la volpe del deserto, il generale dell'Africa Corps nazista, affascinato dall'orgoglio di questi guerrieri. Beh, che penso a questi neozelandesi io, che vengono dalla parte opposta di mondo e che si fanno ammazzare e in tanti per liberare noi. Ne muoiono una quarantina solo nel comune di Tavernelle. Bella gente. No, davvero, eh. Chiamavano il nostro paese Beloved Italy, Beloved Florence. Nelle lettere scrivevano ai loro cari: amata Italia, amata Firenze. Onore, onore a loro. Si pensava che questi soldati fossero degli Superman, della gente particolarmente dotata, e invece no. L'unica cosa che avevano di particolare era uno spirito di corpo che li faceva un clan, un piccolo clan, nell'ambito di un clan più grande costituito dalla seconda divisione neozelandese. Poi avevano la preoccupazione di comportarsi bene, perché venivano seguiti costantemente dalla stampa del proprio paese. Il battaglione era composto da quattro compagnie ed era organizzato su base tribale. Cioè ogni compagnia aveva all'interno soldati che venivano reclutati, o perlomeno, o meglio, erano volontari
che facevano parte delle stesse aree geografiche, delle stesse tribù, in particolare dell'isola nord della Nuova Zelanda. Però c'era anche un altro fatto. A guardare bene la storia, ci insegnava che i Maori erano uno dei pochi popoli del Commonwealth che non erano mai stati vinti dagli inglesi. Di conseguenza, con gli inglesi sono venuti a patti e gli inglesi hanno accettato le loro condizioni. Il primo impiego del 28° battaglione fu in Inghilterra nel 1940 per scongiurare l'invasione tedesca della Gran Bretagna. Poi furono mandati in Nord Africa e parteciparono alle battaglie in Egitto, in Tunisia e in Libia contro gli eserciti fascisti. Nell'ottobre del 43 arrivarono in Italia sbarcando a Taranto per combattere sulla terribile linea Gustav. A lot of these guys, they just ran, you know. Whereas we, myself, I picked where I went. We're all there, where the shells had exploded and whatnot. I jumped. That's where I stepped. But these other guys, they just ran along. And there's one guy alongside of me. He was an officer. He was, and he was going, and then right alongside me, he went, boom! His bloody leg was gone. La linea Gustav cedette soltanto il 18 maggio 1944, quando le truppe alleate del V e dell'VIII Corpo d'Armata misero in azione circa 1600 cannoni che aprirono il fuoco su ogni postazione tedesca conosciuta. Dopo il crollo della Gustav, le due armate tedesche, che erano state già impegnate sul fronte di Cassino, riuscirono a ripiegare e a trovarsi quindi una consistenza notevole ai fini della manovra ritardatrice che sarebbe stata imbastita magistralmente da Kesselring. E questo permise, come è noto, all'esercito tedesco di resistere per un intero altro inverno, di usufruire della Valle Padana, delle sue risorse industriali e naturalmente di usufruire di quel territorio come cuscinetto rispetto all'attacco alla Germania. Fu lotta dura, fu guerra dura per gli alleati, perché mano a mano che i tedeschi si avvicinavano a Firenze la loro resistenza aumentava. Riuscirono talmente bene a rallentare gli alleati che poi quella parte di Toscana che sta sull'Appennino dovette aspettare il 45 per essere liberata. Quindi l'obiettivo di non far finire la guerra in Italia nel 44, Albert il Sorridente lo raggiunse. Solo i morti hanno visto la fine della guerra. Il Chianti divenne quindi un luogo difficile da liberare, perché la sua conformazione geografica, le colline, le case rendevano facile da parte delle truppe tedesche la difesa di queste postazioni. Infatti, su Cerbaia, sulla rotabile Cerbaia Romola, tranne la strada che correva sul crinale della collinetta, a destra e a sinistra è un insieme di borri, cioè di canaletti impervi e molto profondi, che non consentivano lo spiegamento in linea dalla brigata corazzata. Per cui i carri andavano giù e non riuscivano ad andare né sopra né sotto, non riuscivano più a proseguire. La strategia dei neozelandesi fu quella di cercare di sfondare le linee tedesche con attacchi frontali, e questo determinò anche delle conseguenze per la popolazione e per il territorio, perché sicuramente i bombardamenti, i cannoneggiamenti, le distruzioni furono di fatto una conseguenza della resistenza dei tedeschi, ma anche della strategia degli alleati. E si combatté per ben 2 settimane, dall'inizio dei combattimenti del 22 di luglio a San Donato fino all'arrivo a Firenze il 4 agosto. Una mattina si vede arrivare 11 carri armati e li piazzano tutti, 3 sul nostro piazzale e tutto il resto delle case, dalla casa dove sto io ora fino in cima alle case. Vennero i tedeschi in casa e ci dissero: andate via tutti da questa casa, perché stasera
tutte le case saranno distrutte, tutte avute. Quindi si attraversò questo campo arato e le bombe cascavano da tutte le parti. Cascava una bomba e ci buttavamo in terra perché lo avvertiva il fischio. Fischiavano proprio un fischio acuto. Poi la voragine, noi in terra, tutti coperti dalla terra, poi via un altro metro, un altro fischio, buttati per terra, nuovamente ricoperti di terra. Facemmo così circa 2 chilometri. La mia nonna era impressionata, sembrava impazzita, perché la diceva: come si deve andare via da casa, non andare via, lasciare tutto. Si dovette andare via tutti alla fattoria, andate tutti ai villaggio, ci dissero. Poi da lì, la mattina, arrivammo a San Casciano. E lì il ricordo fu tremendo. Arrivata in via Roma, dove c'era la mia casa, l'impressione fu tremenda. San Casciano non c'era più. Il 28° battaglione Maori partecipò attivamente, anzi fu uno dei protagonisti nella liberazione di tutti i paesi dell'area. Da Barberino a Tavarnelle, a San Casciano, a Montespertoli, a Empoli, a Scandicci. C'eravamo a desinare, era mezzogiorno, si sentiva il cicciasso delle scale, c'è poco da fare, tanto era venuto in casa e si presenta un tedesco. Non aveva né una rivoltella, né nulla. Un tedesco diverso da tutti, che erano armati. Si è messo lì, buongiorno, buongiorno. Mi babbo, buon'anima, dice: vuoi mangiare? No, grazie, grazie. Si è messo a sedere. Va bene, ho bisogno di... Grazie, no, grazie. Che tedesco è questo? Poi, buongiorno, buongiorno, arrivederci. E va via. Non si riesceva. Dopo dove sentì? Ah! Porca mia, questa. Mentre si scendeva le scale si sentì: aiuto, aiuto! Arrivò giù e si era sparato questo ragazzo. Ma mio nonno, mi ricordo, della prese il fiasco di vin santo, una diretta mezzo bicchiere di vin santo. Insomma, si riebbe un pochino e riprese, sembrava di venirsi male, ma si riprese. E lo fasciò, il sangue con questo laccio lo fermò. Gli avevano fatto di mediazione di veri, insomma, e disse: guerra finita, guerra fare Hitler, Mussolini, io andare a casa. A seguito dell'esercito liberatore, chiamiamolo, neozelandesi, alleati tutti, venirono su dalle prigioni nelle quali Mussolini aveva tenuto i contrari al fascismo, no? Che erano stati 20 anni laggiù in quelle isole, erano pieni di rabbia, di violenza che la dovevano scatenare in qualche modo. Presero la mia mamma in vestaglia e ciabatte e la portarono a Cerbaia, dove era stato istituito un tribunale di guerra. Ci portarono le persone che avevano una certa influenza sulla popolazione, la maestra, il prete, il fattore, il farmacista, e fecero una specie di processo. Di tutta la vicenda della liberazione dei territori del Chianti, la cosa che mi ha particolarmente colpito è la figura del capitano Peter Awatere, che prima di entrare in battaglia, proprio in una nostra villa del Chianti, si fa portare un pianoforte che aveva visto probabilmente qualche giorno prima e si mette a suonare Chopin. He was in charge of us and he was a tough bloke. I mean, he doesn't believe in army punishments, or like it. He'd give you a hiding. He's a colonel, he'd take his shirt off and you'd wrestle him, or he's that type of bloke. Always gives you the option of whether you want the army punishment, or his, most fellows go for the army punishment.
They're not going to take it with him. He doesn't know when to stop. He's allowed to rip your arm off. You know, he was a wrestler. You know. Come soldati erano sicuramente temuti e molto molto rispettati anche dal nemico, come raccontano molte storie ufficiali dei tedeschi, degli americani e anche da altre fonti. Però fuori dal campo di battaglia erano difficilmente governabili, penso, perché il loro carattere espansivo, pieno di energia, di gioia di vita, eccetera, andavano in giro con il cappello a cilindro, con pellicce, si vestivano, amavano vestirsi, travestirsi, divertirsi, no? E riuscivano a mettere questo aspetto, un po' questo carattere un po' gioioso, un po' indisciplinato sicuramente, nella loro vita anche da soldati. Non ci avevamo nulla da mangiare, ma proprio nulla. E a un certo punto abbiamo sentito venire una musichetta allegra dalla strada. C'erano gli alleati, erano dei soldati giovani, allegri, venivano dalla Nuova Zelanda. Era una cosa strana perché avevano tutti la fisarmonica e suonavano una musica allegra, bella. Salivano sulle scale e fu la prima volta che si vide i denti in bocca, che spazzolavano i denti perché dalla Nuova Zelanda avevano già progredito prima di noi, c'erano le famose protesi, no? Che noi non l'avevamo mai vedute a quei tempi, i nostri contadini morivano senza denti e basta. E grazie a molti anni di studi, possiamo dire che la questione di chi entrò per primo a Firenze rimane aperta. Di fatto alcuni veterani neozelandesi hanno raccontato che furono i soldati Maori, una pattuglia del 28esimo, più pattuglia del 28esimo battaglione Maori, che scese dalle colline sopra Firenze nella direzione Scandicci-Monticelli, arrivarono nella notte del 3 agosto nella città di Firenze. E questo in contraddizione con la storia ufficiale, che ha voluto riconoscere ai soldati sudafricani, alla 6ª divisione sudafricana, il ruolo di essere entrati i primi a Firenze. We was going to take Florence, but we had we were instructed that we weren't to go into Florence because the Americans were going to have the honor of doing that. Florence had become an open city. Yes, like Rome. There was no fighting there. The Germans had pulled back. You got to hand it to the Germans. There was a lot of historical places, been there hundreds of bloody years. You don't want to destroy them. La libertà, al tempo della guerra, non era mica come ora, che siamo liberi di andare dove vogliamo. Ma non si hanno i sentimenti della libertà. They would give whatever food they had for the Italians, the people that they met, because they knew they were always going to get food again because you're in the army, but that some of these Italian people they were meeting might never get another meal, so they were very generous. E avevano più facilità di anche legarsi con il popolo locale. Di quella che ho capito io, facevano più breccia con i civili, i Maori, anche per la facilità linguistica.
che loro più facilmente imparavano l'italiano, anche se altri l'hanno imparato, ma avevano questa volontà forse di comunicare con la gente, un carattere più aperto. Buongiorno. I've been the mayor of our wonderful city here, the first city in the world to see the light, in the Te Rāwhiti for, this is my fifth term. They, even the Māori soldiers of the various companies, A, B, C and D, they actually learnt many songs. They also sort of carried their pigs away, and one time I read that there was a situation where they knew that there was a piggery down the road, and they went across and they knocked them off and they put them on a stretcher and put a cover over it, and no one knew that they were taking away a pig, but everybody bowed their heads for this person that was in the stretcher with a cover right over it. Spinte dal sacro vento del mare e dal coraggio dei capi tribù, le antiche canoe polinesiane con a bordo i fondatori della stirpe Maori giunsero in Nuova Zelanda più di 1300 anni fa. Le fonti quasi storiche riferiscono di un grido di preghiera, di sollievo e di gioia all'avvistamento delle coste paradisiache di questa terra. Eao, Eao, ecco la nuvola. Da questo grido il nome della Nuova Zelanda. Eutearoa, la terra della grande nuvola bianca. La musica è sfida, benvenuto, profonda emozione. Le caratteristiche della musica Maori sono prevalentemente quelle che possiamo ascoltare anche in tutta la musica polinesiana. Per intendersi, abbiamo la memoria anche nei film di Elvis Presley, ed è una musica molto lieve, molto allegra per certi aspetti e molto soft per altri. Sono melodie che accompagnano generalmente tutte le parti della giornata. La musica è rituale e questo lo scopriranno poi anche i nostri concittadini che verranno in contatto con questa popolazione durante proprio la Seconda Guerra Mondiale, perché nei momenti in cui non si spara ci saranno dei momenti conviviali in particolare nelle nostre campagne, nelle campagne del Chianti, dove contadini italiani e militari, in particolare Maori, si mettono a cantare e suonare insieme. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con te, ti non sarai più sola. I soldati sopravvissuti sanno che in guerra una canzone è una cosa seria. A volte cantare è l'unico strano modo per sentirsi al sicuro. Per questo gli italiani hanno insegnato ai Maori le loro canzoni nell'estate del 1944. Mamma, ma la canzone mia più bella sei tu. Sei tu la vita. E per la vita non ti lascio mai più. Mamma, solo per te la mia canzone vola. Mamma, sarai con me, tu non sarai più sola. Guarda, ti voglio bene, queste parole d'amore. I soldati del 28° battaglione Maori tornarono in patria. Quello che riportarono dell'Italia in particolare erano proprio le canzoni. Fra le tante, Buonanotte mio amore, che nessuno qui da noi conosce e che è diventato una sorta di inno nazionale tutte le volte che arriva un italiano e viene in contatto con questa gente che si ricorda di quella grande guerra.
But the one we all, the first one we learned was the easiest one to learn was Buonanotte mia amore, of course. Buonanotte mio amore, buonanotte mio cuore. Buonanotte amore è un brano del 36, cantato dall'allora famosissimo tenore Aldo Visconti. Ancora oggi, per i neozelandesi Maori, è la canzone italiana per antonomasia. In cambio di Buonanotte amore, il 28° battaglione ci ha lasciato la magica canzone che si canta con tutto il corpo prima delle prove più difficili. La danza Hakka, che serve letteralmente ad accendere il respiro e prendere in prestito il vigore, la forza e l'identità della popolazione Maori. Kammate, kammate, kaora, kaora, kammate, kammate, kaora, kaora, teneti tangata puhuru, huru nana, itiki, maifaka, fititera, haupane, kaupane, haupane, kaupane, fititera, hi. Kammate, kammate, kaora, kaora, kammate, kammate, kaora. The Maori battalion is remembered in a number of ways. I was introduced to its history through a play by Helen Pierce Orteney, a play called Battalion. And that was more about the campaign in Crete and about how some of the, particularly the young boys from the east coast of New Zealand, had never been out of New Zealand before, and this was their big overseas experience, and how sadly so few came back. There were, I believe, about two-thirds of the battalion were casualties, either wounded or killed, which is an extraordinarily high number. But it also gave them great respect amongst their peers in the military, and it was another step in the perceived equality of Maori and people from other places. Nel 70° anniversario della liberazione della Toscana e di Firenze abbiamo accolto due gruppi di Maori, di veterani, di familiari, di nipoti e di studenti Maori. È stata una cosa bellissima. Loro hanno fatto la AHA in Palazzo Medici Riccardi. Allora abbiamo visitato i luoghi della memoria. È stato molto bello condividere la memoria, condividere le emozioni, i sentimenti e ricordare le tragedie, le uccisioni, i morti e condividere insieme a loro questo dolore che non diventa più un dolore di privato, ma un dolore di una comunità.
even today, Māori people like myself still come back to Italy to see our relatives who are buried here. But we really appreciate the fact that our soldiers are well looked after in your cemeteries. We will always remember Italy because the names of Italian towns where our soldiers fought are in our families. My mother's brother is Faenza. I know people who are called Florence, Cassino. All those names, we place them on our children. But I do hope that one day you will come to our place and visit the Te Rāwhiti and explore where these young men that were at your homes, where they come from and how they lived. And I'm sure that you will find that at a great experience, and you are most welcome. And I hope that I'm still the mayor when you actually come. So, no mai haramai. Nella battaglia di Firenze, i neozelandesi dimostrarono certamente che sapevano e potevano vincere la guerra, ma sarebbe stato più bello, più importante, anche se più difficile, vincere la pace. E i Maori e i neozelandesi in Toscana la pace la vinsero. Erano liberi e ci facevano sentire liberi anche noi. E oggi ci ritroviamo qui, certo, a celebrare un evento molto importante dal punto di vista storico, molto importante dal punto di vista militare, ma soprattutto, diciamo, questo sforzo e questo bisogno di costruire un mondo migliore fatto di pace, perché ogni militare sa quanto sia preziosa la pace, e soprattutto un mondo che sappia oggi rispettare e valorizzare le differenze. È bello scoprire che alla radice, alla base di questa memoria, che noi per l'appunto condividiamo, ci sono valori condivisi, valori di libertà, di giustizia, di democrazia. Speriamo che questa iniziativa intelligente portata avanti dalla Regione Toscana e da svariati comuni della Toscana possa portare i suoi frutti. Io me lo auguro veramente. Adesso il mondo lo definiamo globale. Adesso sappiamo cosa accade in ogni parte del mondo, forse potremmo ripensare al nostro stesso passato, cercando di collocare anche quel passato dentro uno scenario globale. Sì, con la loro musica ci portavano nel futuro.